Amici da Tactical Raiders, bentornati all'Isola del Tiro. Oggi siamo alla linea dei 10 metri per provare questo bel esemplare di HS Product XDM 45 4.5. Però prima, come sempre, voglio rilanciarvi l'invito a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e soprattutto iscrivervi al canale YouTube, anche se abbiamo visto che ultimamente le notifiche proprio non le manda. Voi sappiate, anzi sapevatelo, che noi tutti venerdì alle 18 mandiamo fuori un video nuovo e il mercoledì sempre alle 18 è il giorno degli special, quindi in caso noi avessimo uno special da mandare è mercoledì alle 18, mentre invece tutti i venerdì alle 18 esce una nuova prova di una nuova arma. Volete le nostre patch? Andate a cercarle sul sito di Free Shot sotto la voce patch ricamate e troverete proprio una sezione dedicata a noi. Comunque, finalmente veniamo a noi. HS Product XDM 45 4.5, cos'è? Questa bella striker polimerica camerata per il 45 ACP prodotta dalla HS Product, dalla croata HS Product. Aggiungo che è la sorella europea del progetto XDM della Springfield Armory. Infatti basta solo guardare arma e caricatori e si troverà un bel mix di marchi: HS Product, Springfield, Made in Croatia, varie robe, caricatore Springfield, qui HS, insomma direi c'è un bel mix, un bel connubio di roba. Dicevo, polimerica Striker, nella denominazione il 4.5 sta a significare la lunghezza della canna, ci sono anche vari altri modelli, ho visto se non sbaglio il 3.8 e il 5.25, un po' più lunga, dedicata magari un po' alla sportività. Cosa devo dire? A primo impatto, esteticamente, a me piace un sacco. Sapete, io sono amante di Glock, delle polimeriche Striker in particolare, e devo dire che questa linea vivace di questo prodotto, devo dire, mi piace parecchio. Gli intagli a forma di freccia all'indietro, questa tassellatura a grandi spazi che è un po' in controtendenza con quella di tutte le altre corte. Cos'altro devo dirvi? Arrivando alla lettura dell'arma, vi dico che impugnandola non è esattamente leggerina. La vuota risulta approvata in avanti, naturalmente, con una volta camerati i suoi grossi caricatori da 13 colpi, guardate che belli, tutti acciai lucidati, il peso va a bilanciarsi. Vi dirò di più, questa è mia. Io tempo fa avevo già provato una HS in calibro 45 ACP, vi invito a cercarla indietro nella nostra galleria, e mi era piaciuta un sacco. Qualche tempo fa con il nostro amico Gigi di Free Shot avevo provato la nuova HS in 9 mm, ho detto wow, che bel pezzo. Poco tempo fa Gigi mi chiama e mi dice: ho un HS XDM in 45 ACP, la vuoi? Faccio: certo che la voglio. Preso, è andato a prenderla. Ho aspettato pazientemente pochi giorni che ci separavano da oggi per non usarla prima, perché volevo trattarla né più né meno come una delle nostre classiche armi in prova, ossia prenderla in mano 5 minuti prima di iniziare il tutto. I colpi di prova non sono andati male, li vedrete nel riquadrino, però adesso finalmente arrivo alla lettura dell'arma. Allora, partendo dalla volata troviamo il mirino innestato con faccetta a mille righe e pallino bianco verniciato, le famose strisce di lavorazione di serraggio che vi dicevo prima, il carrello, anche se la sto operando con la mia mano debole, comunque resta bello duro, la slitta sotto un po' per accessori e tutto quello che vogliamo noi. Andando avanti troviamo le sue belle incisioni XDM, devo dire ben fatta, ben lavorata, bella la finitura dei metalli e bella la finitura dei polimeri. Vi dirò che l'ho smontata per pulirla, come sempre, io sempre appena prendo un'arma nuova io la pulisco, la smonto, voglio vedere un po' com'è dentro. Devo dire che il polimero è bello massiccio, bello spesso, bello pesante, molto più di altre varie concorrenti che non sto a nominare, quindi anche da qua deriva un po' il peso, secondo me, maggiore del modello in questione. Andando avanti troviamo il comando di hold open, che mostra una bella cosa: la rampa della canna è lucidata a specchio, così anche come altre parti di scorrimento. Devo dire che una bella lavorazione. Il pulsante di sgancio del caricatore è ambidestro, non reversibile, bensì ambidestro, quindi io posso operarlo tranquillamente sia col pollice che con l'indice o il medio dell'altra mano, e fa un particolare momento torcente al momento della pressione.
La tassellatura, vi dicevo, è in controtendenza un po' con le varie lavorazioni fini che incontriamo su tante altre polimeriche, però devo dire che fa il suo sporco lavoro. Quanto vedo ci sono anche dei dorsalini intercambiabili che, ahimè, purtroppo a me non sono arrivati, quindi questa è la misura e questa me la tengo. Io sono fan delle camere d'aria, delle varie robe per dare più grip, però come ho detto del modello in 9x21, direi che questa fa già il suo sporco lavoro. Sicura dorsale, una roba un po' particolare per una striker polimerica, però c'è, lavora bene e non ci si accorge neanche di stare operandola. Quindi, chapeau. Altra cosa molto interessante è l'avvisatore di percussore armato. Una volta che il percussore armato appare visivamente e anche in maniera tattile questa superficie, per riuscire a capire immediatamente, anche in caso di arma in fondino in condizioni di scarsa luminosità, se abbiamo o no il percussore armato e, nella maggior parte dei casi, colpo camerato, a meno che non si stia giocando in bianco come faccio io adesso. Questo mi porta allo scatto. Lo scatto è il classico scatto da polimerica, cioè non ci si può aspettare uno scatto sportivo, d'altronde la macchina è così. Però è pulito, ha un precorsa abbastanza elastico, c'è la pressione del controgrilletto bello grosso. La corsa è abbastanza elastica e molto pulita, si raggiunge il punto d'appoggio, momentino cedevole ancora e tac, avviene lo sgancio. Non è leggerissimo, non è neanche un macigno, però ve lo dico, è bello pulito. Il reset del grilletto, molto elastico, spinge parecchio, lunghetto, tac, si aggancia e lo scatto. Tac. Non è durissimo, però ecco il classico andamento di uno scatto da striker, con una particolare pulizia durante le precorse, durante i momenti che incontriamo fino ad arrivare al momento dello sgancio. Bene, come sempre, spareremo i primi 5 colpi su un bersaglio circolare modello R che mi attende già alla distanza di 10 metri. Sto usando una munizione GECO 45 ACP da 230 grani. Bel confetto, io il calibro 45 lo adoro. L'unico neo è, come al solito lo dico sempre per chi non ricarica, sono i costi. Però è uno sfizio che ogni tanto mi voglio proprio togliere. Dai, via. Pronti? Allora, le sensazioni di sparo. È docile comunque, 45 si sa che tende a essere morbido, magari però su certe polimeriche tende a farle decollare un pochino. Questa, vuoi il peso, vuoi comunque la grip che vi dicevo prima, è abbastanza docile. Cioè, bella piena, però docile. Le mire sono molto istintive, diciamo che il suo proprietario precedente aveva pasticciato un po' verniciandole con una vernice, io sono andato un po' a pulirle con una puntina cercando di rimediare un po' al danno, però sono molto istintive. Devo dire che c'è poca aria una volta allineati i riferimenti. Comunque tranquilli, LPA in fibra ottica in arrivo, spero presto. D'altronde volevo darle uno sprint in più di sportività. Lo scatto è gestibile, ripeto, non aspettatevi uno scatto da sportiva. Lo scatto è gestibile, è lo scatto di una polimerica, però con una particolare attenzione e pulizia rispetto ad altri. Adesso vediamo cosa ho combinato. Ora il primo strappato sulla linea del 9, 9, 9, 10, 10. Devo dire, è andata bene, anche i colpi di prova hanno avuto più o meno la stessa tendenza, a parte l'altro flyer l'avevo buttato qui in questa zona, se non ricordo male. Bella, mi piace, sono contento. Con questi ci ho sparato 10 colpi, devo dire che già sono soddisfatto del mio acquisto, sia dal punto di vista estetico, una linea un po' più vivace, dicevo, rispetto alle polimeriche striker a cui magari sono abituato, e anche meccanicamente un bell'attrezzino. Adesso però, come sempre, è arrivato il momento di zombeggiare. Non roccheggiare, ma zombeggiare.
il finto zombino partirà da una distanza di 10 metri e avanzerà verso di me nella simulazione di uno zombie che mi vuole mangiare la faccia. Qua ci sono altri 5 colpi. L'unico bersaglio valido per abbattere la minaccia è il quadrato verde della testa. Sparerò con una mano sola cercando di mantenere un ritmo di fuoco un po' più veloce. E vediamo chi l'avrà vinta. Uno, due, tre, quattro, quinto boss, secondo me l'ho buttato giù, mi sono accorto di aver perso un attimino l'allineamento. E anche con una mano è gestibile, sì, chiaro, sbatacchia un po', comunque dicevo, non è leggerina. Si sente il momento dello sparo e della richiusura del carrello, però devo dire che il grip fa un gran bel lavoro, e comunque la scelta della tassellatura grossa secondo me è vincente. E non è per niente male, gestibile, sì, rinculo rilevamento magari un po' più difficile rispetto a due mani, però si sta parlando comunque di una striker polimerica in un 45 cp, quindi è il minimo che possiamo aspettarci. Ora però, visto che comunque come sempre non c'è trucco, non c'è inganno, 25 ne avevo, 25 ne consumo. Metterò le ultime 10 in uno dei suoi bei caricatori e li eseguirò tutti a double tap. Metterò il bersaglio a una distanza minore di 10 metri per cercare di quantomeno darci dentro veloce e tenerli raggruppati, e vediamo, sono proprio curioso di provarla. Dall'inizio vi dirò, stavo aspettando questa prova più che il mirato, stavo aspettando lo zombie test e il double tap. Ok, posizione, bersaglio sarà circa 6 metri e sta oscillando di brutto, ma a me non me ne frega niente, quindi ora procedo. Pronti? Vai. Anche se ne metto 10 finiscono sempre troppo presto con questo gioco. Gestibile, sì, ovviamente, stringendo un po' con la mano debole, andando a chiuderla in morsa, va a stampare le tassellature sulla mia mano forte, e devo dire che fa un buon grip. È una buona scelta, ripeto, forse questa si salverà dalla mia mania di riempire tutte le impugnature di camere d'aria. Vediamo, mai dire mai. Questo c'era già. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manca uno. Mal dito. Però comunque, vabbè, ripeto, 6 metri non mi sembra di averli tirati piano, quindi confermo sensazione di feeling immediato e di comunque grande gestibilità della macchina. Bene, oggi arrivo alle conclusioni a cuor leggero, perché l'ospite viene a casa con me. HS Product, non so se si pronuncia così, ma a me piace pronunciarlo così. Ho fatto la battuta, cosa amo della Croazia? Cevapcici, la birra, le spiagge naturiste e le HS Product. XDM 45 4.5 è stata una bella botta di fortuna per me, anche perché, signore e signori, è classificata sportiva e non è per niente male. Il suo valore commerciale si aggira intorno ai 400 euro, poi, ripeto, se ne trovano di tutti i colori. Voi sempre date un occhio in giro prima di fare acquisti e o sentite il vostro ammiratore di fiducia. Quindi cosa devo dirvi? Anche per oggi JC e la sua HS vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima. Ciao!